X120, 1,19 kg di netbook, schermo da 10 pollici, è un PC che porta due partizioni. Questo perché riteniamo che il netbook sia un tipo particolare di PC che punta moltissimo sulla portabilità, e sappiamo benissimo che in portabilità l'accesso veloce ai contenuti è importantissimo. Quindi non sempre abbiamo la possibilità di attendere quel minuto, minuto e mezzo o magari anche qualcosina di più per avviare Windows, e quindi abbiamo implementato una partizione secondaria in Linux che possiamo accedere in una manciata di secondi. Quindi questo lo vediamo riavviando il PC, lo spegniamo. Questa funzione si chiama Smart On. Oltre ad accendersi ci mette anche tanto anche a spegnersi. Ok, quindi abbiamo il PC spento, vogliamo accedere direttamente ai contenuti multimediali, vogliamo navigare in internet, vogliamo andare sul nostro Instant Messenger, eccetera. Premiamo il pulsante Smart On. Il PC si avvia con la sua partizione dedicata e nel giro di pochi secondi abbiamo la nostra dashboard da cui possiamo scegliere che cosa vogliamo fare. Quindi vogliamo navigare sul web, la musica, giochi online, fare browsing delle nostre fotografie, chattare oppure voice over IP con Skype. Quindi in questo caso eventualmente vogliamo andare sul web, clicchiamo su web e lui avvia il suo ambiente pronto per navigare in internet. Tutto questo nel giro veramente di qualche secondo. Eccolo qui. Questa è la nostra nuova interfaccia, un'interfaccia semplificata, è un'interfaccia quindi più accessibile, dedicata appunto alle funzionalità multimediali. Nel momento in cui poi uno deve utilizzare invece il PC per delle attività un po' più relative alla produttività, a quel punto ha a disposizione tutta la potenza di Windows e tutte le risorse di Windows per creare documenti e fare tutto quello che deve fare. Netbook normalmente cos'è? Non è il PC primario. Uno normalmente ha o un altro notebook oppure un PC fisso da casa. Quindi che cos'è l'ideale? È quello di avere i dati sempre sincronizzati fra l'uno e l'altro. A questo punto con il cavo dedicato Smart Link il PC si può sincronizzare immediatamente con un altro dispositivo che abbiamo a casa e sincronizza documenti, sincronizza cartelle, sincronizza multimedia, di tutto e di più. Questo proprio per avere una backup affidabile di tutto quello che si ha sul PC, diciamo, principale. E questo quindi lo si utilizza per la mobilità.